Alessandro, una bella vittoria, una bella vittoria piena, un bel modo per tornare qui, un bel modo per tornare dopo un periodo non facile. No, certo, dopo questo periodo difficile, appunto, dopo i casi di Covid in squadra, è bello vincere, soprattutto appunto continuiamo la nostra, diciamo, abbiamo vinto contro Motta e questa è sicuramente una partita importante da vincere per la classifica, insomma questa è una partita di quelle che bisogna vincere. E ti affronterete di nuovo San Donato tra pochi giorni anche. Esatto, già domenica prossima, insomma, rigiocheremo contro di loro, quindi sarà sicuramente una sfida accanita, non dobbiamo immaginare che vada così, dobbiamo lottare su ogni punto, e come giusto che sia. Nonostante le settimane di stop in cui avete avuto questo problema di Covid, piano piano state dimostrando di crescere continuamente rispetto all'inizio della stagione. Giocare tanto, giocare vi sta facendo bene, state crescendo tanto e si vede. Certo, certo, no, infatti sono contentissimo anche, insomma, di come abbiamo ripreso, di come stanno andando le cose, soprattutto perché dopo il Covid tanti atleti erano messi malino fisicamente, anch'io compreso, però tutto sommato in questi giorni di allenamento, insomma, mi sono serviti e ho dato il massimo e poi, insomma, il risultato, dai, si è visto, insomma. Hai dato il massimo è stato 24 punti, che per un centrale non sono assolutamente pochi. Ti stai trovando sempre più a tuo agio in questa categoria? No, certo, questa è sicuramente una categoria molto bella da in cui giocare, e con centrali altrettanto quali dall'altra parte. Quindi mi diverto e, insomma, divertendomi poi il resto viene da sé. Francesco Conci, successo serotondo, successo importante in 3 set, successo arrivato dopo 2 set combattuti, 2 set tirati e 1 set invece dominato. È un bel modo per tornare definitivamente in campo e lasciarsi alle spalle un periodo complicato? Sicuramente sì, questa sera forse va bene guardare più al risultato che alla prestazione. Sapevamo che sarebbe stato difficile perché abbiamo perso parecchio ritmo in questo mese di stop forzato in cui ci siamo allenati spesso in 7 e in 8. Abbiamo ricominciato a fare qualche situazione di gioco solo in questa settimana, quindi ci aspettavamo una partita un po' strana a livello di ritmo di gioco. E così è stato di fatto, perché abbiamo avuto un impatto che quasi non mi aspettavo. Nel primo set siamo stati quasi perfetti e poi un po' alla volta invece siamo andati incalando. Il secondo e il terzo set sono stati quasi un'agonia, difficili, non siamo mai riusciti ad andare via, pur avendo noi per buona parte della partita il pallino, non siamo mai riusciti a decollare. Quindi per questo ti dico, ben venga un risultato che ci dà tranquillità, che ci permette di allungare un po' sulla zona calda della classifica, anche perché questo non dimentichiamo che per noi era uno scontro diretto, quindi perdere oggi significava vanificare un po' i buoni risultati che abbiamo fatto a dicembre. Invece è arrivata questa terza vittoria consecutiva da 3 punti che ci dà anche un po' di entusiasmo per affrontare una settimana di lavoro e un periodo delicatissimo, perché avremo 5 trasferte nel giro di 2 settimane, di una 15ina di giorni in cui ci giochiamo tanto. Queste 3 vittorie di fila cosa stanno a significare? Stanno a significare forse che nonostante tutti i problemi avuti questa squadra sta comunque crescendo piano piano? Sta seguendo un po' la tua tabella di marcia, insomma, quello che tu ti aspettavi? Sì, mi aspettavo di non avere tutte le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, perché è vero che la squadra è stata cambiata tanto, ma a mio avviso avremmo potuto esprimerci già un po' meglio nelle prime gare. Poi sicuramente abbiamo fatto un saltino a livello mentale, abbiamo trovato un giovane del 2005 che ci ha dato una bella mano in attacco anche oggi, ma in modo particolare a Motta nella partita con Torino. E niente, quindi direi che rispecchia la tabella di marcia, o quantomeno la speranza che avevo dopo aver fatto quelle 6 sconfitte consecutive all'inizio, che erano veramente un bel macigno, perché a 0 punti dopo 6 partite non è facile. Poi i punti ne sono arrivati 10 in 4 partite, quindi si può dire che un po' abbiamo cambiato marcia, però adesso viene il bello, perché non ci dobbiamo accontentare di questo. Alcune trasferte impegnative, ne ricordavi 5 in pochi giorni, una delle quali proprio a San Donà. Sì, abbiamo San Donà, Montecchio e Bolzano, non in quest'ordine, comunque San Donà, Bolzano e Montecchio nel giro di 10ina di giorni e sono partite contro squadre con cui noi possiamo giocarcela e possiamo fare dei punti. Ricordiamo che noi puntiamo ad allontanare il più possibile gli ultimi 2 posti per garantirci l'accesso alla seconda fase del campionato. Da un punto di vista della classifica, diciamo, poi dal punto di vista del gioco la speranza è, ritrovando un po' di continuità nel lavoro settimanale, di ritornare sui livelli a cui eravamo a dicembre, perché la partita con Motta è stata veramente
una gran partita dal punto di vista del gioco espresso e dell'atteggiamento che si è visto in campo. E quando un centrale poi gli fa 24 punti vuol dire anche tanto sul gioco che state esprimendo in questo momento. Diciamo che compensa un po' le difficoltà di qualcun altro, con gli schiacciatori oggi abbiamo fatto un po' di fatica, però sappiamo che lui è un bel punto di riferimento per il nostro sistema d'attacco. 24 punti per un centrale in 3-7 credo che siano quasi da record. E, fra l'altro, lui è un giocatore che è stato fermo le sue 2 settimane per il Covid, quindi ha avuto una capacità poi di recuperare nel giro di 10 giorni sorprendente.